d'inizio e oltre la soglia. Il timore è vinto dalla voglia, la voglia di prendere e partire, e la voglia di cercare di capire. Al mattino se dirai torniamo indietro, la mia mano si trasformerà in un vetro. Esci con me questa sera dalla modalità schermo intero, vieni con me fino al faro, proveremo a vederci più chiaro. Esci con me questa sera dalla modalità schermo intero. Credo che in questi anni il fatto di essere arrivati a 20 e di poter proseguire proprio in uno scambio di battute che ho avuto con Cristiano in un'occasione, credo che quello che ho percepito io è proprio questo, il fatto di essere partiti, di essersi guardati intorno, di essere cresciuti e di non aver paura anche di inserire qualche novità ogni tanto. Questo credo sia veramente il segreto di questo successo che io vi auguro di portare avanti per almeno altri 20 anni, ma anche di più. Questi 2 anni sono stati difficili, difficili per tutti, perché è innegabile, e per tutti ovviamente anche per le amministrazioni. Però riteniamo che proprio per tornare ad una completa normalità non si può passare anche che attraverso questi spettacoli, questi momenti in cui ci dobbiamo divertire, diventa veramente imperativo, ci dobbiamo divertire, ci dobbiamo distrarre un pochino. Lunatica in questi 20 anni ha portato ogni anno un intreccio di culture e arti che sono state accrescitive per gli organizzatori, credo, e anche per gli amministratori di tutti i comuni che hanno condiviso questo progetto. Nonché per tutto il pubblico che ha seguito in questi 20 anni tutte le manifestazioni. Ed è per questo che è diventata una manifestazione di punta per tutto il nostro territorio. Villanova è entrata a far parte del circuito di Lunatica soltanto lo scorso anno. E devo dire che per me è un onore poter ospitare questa manifestazione, e il fatto che oggi ci troviamo qui per questa festa, per questi 20 anni, così per presentare un po' il festival, lo dimostra. Leni è uno degli ultimi comuni che è entrato a far parte di questa famiglia, anche se io in realtà della famiglia mi sento parte da tempo, perché Cristiano lo conobbi 20 anni fa quando fece un laboratorio teatrale all'asilo di mio figlio. E in quell'occasione mi parlò di Lunatica. Allora io portai mio figlio a Lunatica, poi di figli ne sono arrivati altri 2 e li ho portati tutti, e mi sono affezionata insomma al festival. E quando un paio d'anni fa ho avuto l'occasione di occuparmi di cultura per il mio comune, una delle primissime cose a cui ho pensato è che avrei voluto portare Lunatica a Leini. Quando io ho iniziato ad andare nei festival, quelli fighi, cioè quelli dove c'è un casino di spettacoli eccetera, una roba, normalmente erano all'estero, c'era un modo di dire buon festival, no? Che voglio dire, per noi era assolutamente una cosa strana, no? Però avevo capito che buon festival significava che il festival era uno di quelli fighi, cioè significava che c'era, cioè darsi del buon festival. Ecco, 4-5 anni fa qualcuno mi disse buon festival, e allora dissi: cavolo, anche Lunatica è un festival. E allora nello stappare, augurare i 20 anni del festival, dico tra qualche giorno buon festival. Thank you.
ricordate, il festival è una festa per voi, 20 anni di Lunatica.